Appassionati di calcio, ben trovati dallo stadio Monterisi dove si è appena conclusa la gara valida per i 32esimi di Coppa Italia tra Audace Cerignolo e Campobasso, vinta dei gialloblu 2-0. Qui di fianco mister Francesco Farina, mister che l'Audace tenga la Coppa, lo si vince anche dalla partita e dalla prestazione di oggi. Oh, tenere proprio, diciamo che abbiamo messo in campo una squadra eh, che era fresca perché tanti domenica non avevano giocato, almeno in otto partita di titolare e abbiamo messo in campo giocatori motivati che volevano dimostrare all'allenatore di essere pronti per giocare sempre titolari. In campo in 11 io mh, dico sempre che io mi sento di avere 20 titolari quindi sono contento, oggi ho, ho avuto dei riscontri positivi tanti, qualcosa pure di negativo però... Mi prendo tutto quello che mi ha dato la partita e me lo porto avanti perché questa partita a me serve soprattutto per capire le potenzialità di ogni singolo elemento. L'ha anticipato già lei tanto turnover, tante in campo. Molti che hanno giocato meno in questa prima fase di stagione. Cosa le ha colpito di più? No, ma ha colpito comunque sempre questa voglia di giocare dal portiere da dietro. Anche oggi, per esempio, avevamo in difesa due centrocampisti. Abbiamo giocato una, una difesa e tre composta da due centrocampisti con il portaccio in gomma e eh, I ragazzi, comunque, hanno giocato da veri difensori, sia nella fase di impostazione di costruzione, sia nella fase difensiva. Non si sono tirati indietro, hanno avuto veramente un atteggiamento importante. Che comunque, sicuramente, premerò. Ma tanti altri. Ma io, a me piace sempre vedere più piccolo perché queste categorie ti permettono di far giocare questi under. Quindi, devi avere sempre gli occhi aperti per gli under che stanno giocando di meno. La stessa Damo ha fatto una buona entrata, anche se poi ha sbagliato delle cose. E' Dascoli era all'esordio, mi è piaciuto tanto da interno gli ultimi 15 minuti, quindi eh, Maraulio il portiere ha fatto una, due parate secondo me importantissime, quindi questa è la partita mi ha detto queste cose, quindi ci possiamo evitare di tanti ragazzi e a me fa piacere, viene fuori qua il lavoro del direttore sportivo che mi ha, ha, ha messo a disposizione questi anderini che sono di valore. Mister, personalmente, per lei questa era una gara dal sapore particolare, abbracci, una sciarpa anche regalata dai tifusi del Campobasso prima dell'inizio della gara. Quanto è stata emozionante? Ah, boh, è sempre emozionante. Io ho la fortuna che, in tutte le società nelle quali ho lavorato, quando ritorno vengo sempre accolto bene perché ho cercato sempre di comportarmi bene, di dare tutto per la maglia. E quindi mi fa piacere, soprattutto per, per il Campobasso, perché io vivo a Campobasso. Ho la residenza a Vinchiaturo in provincia di Campobasso, quindi ho tantissimi amici là che oggi sono venuti a trovarmi anche prima della partita, quindi è una cosa bella anche perché il calciatore è defunto da tanti tempi, Francesco Farin, l'allenatore manca poco, quindi rimarrà l'uomo mi auguro, quindi essere apprezzato sotto il profilo umano per me è una bella cosa. Per chiudere, mister, da domani si comincerà a pensare alla Cavese che era molto importante domenica. Sì, la Cavese è un avversario, secondo me, e non eh, lo dico proprio in maniera oggettiva, l'organico della Cavese è il migliore di tutto il campionato. Loro hanno cinque giocatori che hanno giocato in Serie B, hanno almeno altri sette giocatori che hanno giocato tanti anni in C, quindi è una squadra che a livello di esperienza, a livello di tatticismo, è preparata ad andare su ogni tipo di campo e giocare in tanti modi, sono, per, sono partiti maluccio anche perché hanno avuto questa partita con il Potenza che, nel quale hanno avuto due espulsi. però dopo hanno fatto 10 punti in quattro partite è, una, è il peggiore avversario che ci potesse capitare in questo momento però da domani cercheremo di preparare nel migliore dei modi la partita e cercheremo di renderla dura soprattutto a loro. Grazie mister, complimenti. Ciao, arrivederci